Benvenuti ad una nuova puntata di Itinerari. Quest'oggi la nostra gita parte da Erve, piccolo paese posto a 600 metri d'altezza nella Valle San Martino, ai piedi del Monte Resegone. Oggi la nostra meta sarà il Monte Magnodeno, che quindi non raggiungeremo dalla via classica di Lecco, ma da qua. E qui su uno dei caratteristici ponti di Erve troviamo gli alpini. Voi che alpini siete? Siamo gli alpini di Monte Magnodeno, del gruppo Maggianico e Chiuso, stazione di Lecco. Cosa ci fate qua? Stiamo andando su al nostro bivacco per fare lavori di manutenzione. Essendo il momento qui un po' di pandemia, adesso da ora in avanti sarà chiuso, andremo su solo per manutenzione. Perfetto, adesso quindi per andare sul Magnodeno da che parte si va? Allora, per andare in Magnodeno adesso partiamo dal municipio qua di Erve, dove siamo ora, tempo 5-7 minuti, arriviamo al parcheggio di Costa Lottieri appena poco più avanti. E lì parte il sentiero. Parte il sentiero, è ben indicato, che ci accompagna fino al Magnodeno, fino alla vetta. Qui ci troviamo nella località Costa Lottiere, una frazione di Erve. Il nome Costa Lottiere identifica proprio la località posta sulla costa della montagna. La caratteristica di questa frazione è che gode di una meravigliosa vista sulla valle. All'interno di Costa Lottiere potete, salendo appunto al Magnodeno, ammirare questo nucleo caratteristico, dove ci sono anche dei retaggi di un famoso pittore, Sibella, e c'è un affresco che risale al 1882. Questo pittore è di Rotafuori, in provincia di Bergamo, e ha lasciato sia nella bergamasca che nel lecchese diversi suoi capolavori, sempre a tema religioso. Abbiamo attraversato il borgo storico di Costa Lottiere e proprio ai bordi del borgo parte il sentiero per la cima del Magnodeno, una montagna con appendice del Monte Resegone, ma che vale la pena salire per la vista che poi vedremo. Queste montagne una volta erano molto contese ed infatti lungo il sentiero vedremo anche l'antico confine che divideva il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia. Oggi ci accompagnerà lungo il percorso il gruppo dei Salmoni di Montagna. Qual è l'itinerario che proponete oggi? Saliremo al Monte Magnodeno partendo da Costa Lottiere, una frazione di Erve. Un sentiero semplice che si svolge per metà nel bosco e per metà su ampia cresta erbosa. E diciamo che in più o meno un'ora e mezza riusciremo a fare i 600 metri che ci distanziano dalla vetta posta a 1230. Lungo la discesa incontreremo il Baitello Ghislandi e la Capanna Monza e poi costeggeremo le Pozze di Erve seguendo il sentiero San Carlo. Siamo arrivati su questa sella dove si apre il panorama, si vede il Monte Resegone alle nostre spalle con il rifugio Azzoni. Qui, come testimoniato da questo cippo del 1781, correva il confine tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia. E si può vedere appunto la scritta Stato di Milano alla mia destra, dove abbiamo la cima del Magnodeno, e Stato di Venezia alla mia sinistra, verso la Bergamasca e Erve.
Quindi appunto il confine passava lungo questa direzione, a monte c'è un altro cippo dove abbiamo la passata a Resegone, mentre da questa parte ci sono altri cippi al castello dell'Innominato e nella zona di Vercurago dove un tempo c'era appunto la dogana. Signori, buongiorno. Ciao. Salendo nel bosco abbiamo trovato alcune radure dove c'erano anche dei capanni di caccia. Abbiamo raggiunto questo crinale che ora percorreremo tutto fino in cima dove c'è la croce del Monte Magnodeno. Oggi cammina con noi un gruppo di appassionati di montagna. Loro si fanno chiamare i salmoni di montagna. È proprio così, Andrea? Ciao, sì, noi siamo il gruppo dei salmoni di montagna. Oggi siamo una decina di amici e diciamo che questo gruppo è nato un po' così come passatempo per trascorrere del tempo insieme, trascorrendolo in montagna e all'aria aperta. Perché i salmoni di montagna? Perché come i salmoni noi facciamo fatica e risaliamo le montagne per arrivare in vetta. Voi avete anche un blog molto seguito. Sì, abbiamo una pagina Instagram e una pagina di Facebook collegata che si chiama appunto I Salmoni di Montagna, dove mettiamo ogni settimana le foto delle nostre escursioni e anche le foto che la gente vuole ripostarci e condividere con noi. Quanti follower avete? Sui 5.500 per intanto, ma siamo diciamo una realtà e una pagina nata da poco, da circa un anno e mezzo, e quindi speriamo di aumentarli. Noi copriamo soprattutto l'area del Lecchese e della Bergamasca e diciamo che ripostiamo però tanti luoghi anche di altre regioni e quindi sicuramente troverete uno spunto guardando la nostra pagina. Abbiamo percorso la cresta erbosa e siamo arrivati ai 1241 della vetta del Monte Magnodeno. Qui sorge la croce e nei pressi anche il bivacco degli alpini. Questa è la vostra montagna, il vostro punto di ritrovo? Senz'altro, del nostro gruppo alpini Magiarico e Chioso, sezione di Lecco. Siete voi che curate sia il bivacco che la croce? Il bivacco, la croce, poi i lavori, sistemare, tagliare la legna, tagliare l'erba, pulizie. Com'è la storia di questa croce? È stata costruita giù a Maggiani con l'Officina Briani nel 1954 e i giovani di allora pezzo per pezzo l'hanno portata su, l'hanno montata nel 54. Poi è stata sistemata più avanti e il bivacco uguale, all'inizio era poco niente. Poi nell'88-89 mi sembra hanno fatto la struttura nuova lì e via, si va avanti. Qui la vista è bellissima. Molto bella, c'è un panorama che è stupendo, specialmente la sera, se è bella, che è un po' ventilato, si vede molto lontano. L'acqua è sul fuoco? Tutto pronto, la pasta l'ha buttata dentro il nostro chef. Il sugo alla arrabbiata è pronto, in via eccezionale per oggi, e poi buon appetito.
Penna all'arrabbiata anti-Covid. Anti-Covid, sì, anti-Covid. Sperando che se ne vada al più presto per poter aprire il bivacco e continuare tutto come prima. Tra l'altro io so che per esempio il mercoledì c'è anche un altro appuntamento importante qui al Magnodeno. Esatto, tutti i mercoledì noi per i nostri pensionati facciamo un buonissimo risotto con i funghi e alla domenica abbiamo organizzato dei turni con alpini e simpatizzanti e facciamo pasta al sugo in tutte le maniere, taglieri e sempre vino a volontà. Purtroppo per il momento dovremmo chiudere il bivacco e per questo maledetto coronavirus e speriamo di aprire il più presto possibile con tutti i nostri affezionati. Intanto questo bivacco e questo luogo è un po' un vostro punto di riferimento. Ecco, dobbiamo lanciare a questo punto una specie di appello. So che voi siete comunque alla ricerca anche di volontari giovani che possono in qualche modo contribuire a tenere vivo questo luogo. Certo, siamo sempre alla ricerca di giovani, simpatizzanti alpini o non, che ci danno una mano, perché visto che siamo in vetta non c'è la possibilità di portare montacarichi o funi varie, dobbiamo portarci tutto in spalla. Per cui abbiamo bisogno di forze nuove e possibilmente giovani. Nonostante questo abbiamo comunque un gruppo di ragazzi volenterosi e affezionati di Maggianico e Chiuso che ci danno una mano a portare i viveri in vetta. Allora la pasta è pronta, servita dagli alpini, allora buon appetito, mangiate che poi dobbiamo proseguire. Grazie Salmoni. Qui ci troviamo al bivacco del Magnodeno, possiamo vedere un adesivo dei salmoni di montagna di un nostro precedente arrivo e adesso ricominciamo il nostro giro con direzione di nuovo Erbe. I don't care where we go, I just wanna feel you in the breeze. Il nostro giro d'anello prosegue ora, la prossima tappa è il passo del Fo. Esatto, raggiungeremo da qui il passo del Fo camminando prima sull'ampia cresta erbosa e poi il sentiero si divide in due. Una via percorre la cresta della Giumenta, mentre l'altra via passa in costa al Monte Sambuco e alla fine si ricongiungono. Quindi la nostra direzione è proprio verso il Resegone, saremo proprio ai piedi del Resegone, adesso incappucciato, speriamo che dopo si apra. Durante la salita di questa mattina è venuto con noi anche il presidente del CAI di Calolzio, che ringraziamo. A questo punto del nostro percorso come si prosegue? Abbiamo appena lasciato la cima di Magnodeno, siamo all'incrocio dove alcuni di noi andranno a percorrere il sentiero attrezzato della Giumenta, dove bisogna essere attrezzati per percorrerlo, sentiero che è stato tracciato dagli alpini dal gruppo di Magnodeno negli anni 80, poi è stato preso in gestione da noi negli anni 90. L'abbiamo riattrezzato e ne curiamo la manutenzione. È un sentiero di cresta che dal Magnodeno ci porta fino al passo del Fo, dove si trova la nostra capanna sociale. Mentre invece l'altro gruppo percorrerà il sentiero più basso che arriverà alla fine nello stesso posto.
Io, Donato e un altro gruppetto appunto di amici sceglieremo ovviamente l'opzione più semplice e ci ritroveremo al passo del Fo. Ecco che arrivate anche voi. Com'è andata? Ma è andata molto bene, è stato veramente un giro molto bello, molto panoramico. Ci sono molti pezzi aerei dove ci sono anche molte catene, molto facili per chi si vuole avvicinare per la prima volta a sentieri attrezzati del genere, e lo consiglio soprattutto perché si vede il Resegone mentre si cammina verso questa cresta della Giumenta in una maniera incredibile. A qualsiasi orario la luce che si vede sul Resegone è fantastica, la consiglio veramente a tutti. E abbiamo percorso la traversata dalla cima del Magnodeno con tanti saliscenti e siamo arrivati qui al passo del Fo, dove c'è la capanna Ghislandi del CAI di Calolzio. Benvenuti alla nostra capanna sociale, chiamata amorevolmente da tutti i soci Baitello, infatti la chiamerò anch'io Baitello, divenuta nostra nel 1982. Durante gli anni sono stati fatti un sacco di lavori da parte dei volontari fino ad arrivare a quello che vedete adesso. Tutto questo è stato fatto negli anni a opera dei volontari che costantemente, tutti gli anni, qualcosa fanno, vengono su, lavorano, si fermano. Quando è nata questa avventura del Baitello? È stata comperata nel 1982. C'era la volontà da parte dei soci di avere un punto di ritrovo in montagna. C'è stata questa occasione e è stato comperato. L'accesso della nostra capanna sociale è riservato ai soci perché non siamo un rifugio, ma a chiunque passa non manchiamo di dare un aiuto o un'accoglienza se fa freddo, senza nessun problema. Signore, voi siete molto affezionate a questo luogo? Sì. Salite tutte le domeniche? Quasi. Qual è il vostro ruolo? Un po' tutto, cioè un po' il bar, un po'... sistemazione. Chi è la capa di voi tre? La capa è dentro e non vuole farsi vedere. Ah, si è nascosta. Vi vedo spesso in itinerari. Grazie per portare avanti questi bei luoghi, per tenerli vivi. Grazie. E dalla capanna del CAI di Calolzio adesso ritorniamo verso Erve, passando per la capanna Monza. Cinque minuti dal passo del Fo e troviamo la capanna Monza. Questa è una capanna storica. Ah, certo, è uno dei primi punti di appoggio nati sul Resegone e offre punto d'appoggio agli escursionisti, agli amanti della montagna, a chi vuole fermarsi anche solo 5 minuti o chiude passaggio per fare due chiacchiere. Diciamo che il sentiero più battuto per venire in Capanna Monza è quello della Fonte di San Carlo, che sale da Erve in circa un'ora e mezza. Con 500 metri di dislivello si può giungere qui da noi. C'è anche la possibilità di arrivare dai piani d'Erna tramite il sentiero 7, che è quello dell'Anello del Resegone, che è facile, adatto a tutti, però si tratta sempre di montagna, bisogna partire equipaggiati con gli scarponi, sempre un buon allenamento del fiato, perché la montagna è montagna. Niente ragazzi, buona montagna a tutti, divertiamoci finché possiamo. Allora Angelo, grazie mille, noi proseguiamo il nostro itinerario e scendiamo verso Erve. Ragazzi, andiamo, dai!
E siamo scesi dal rifugio Monza e siamo arrivati qui. Dove ci troviamo? Località Gnet di Erve, dove c'è l'agriturismo chiamato I Due Camosci. Questo posto è bellissimo, l'abbiamo visto scendendo dal rifugio. Sì, c'è il rifugio Capanna Mozza, poi c'è San Carlo dove si trovano le pozze famose di Erve che tutti d'estate vengono a fare il bagno. Poi si arriva da noi, un quarto d'ora si scende qui e arrivate all'agriturismo di Camosci. E si è anche vicini al paese di Erve? Vicini, sì, perché da qua al paese saranno un 10 minuti a piedi. Come sta andando in questo periodo? Allora, quest'estate è andata abbastanza bene. Adesso purtroppo gira ancora sto coronavirus. Sto facendo da noi si chiamano le borole, le calde arrosto. Ma le avete raccolte voi le castagne? Sì, sì, nel nostro castagneto sì, Sì. È andata la stagione delle castagne? Buona. Ne ho per conigli, maiali, per tutti. E anche per noi? Anche per tutti. E la castagna è molto importante, tenerò da conto i castagneti tutto insieme, perché anche durante la carestia ha fatto la sua parte. Durante i tempi di carestia lei ha salvato molta gente, diciamo. Si mangiavano le castagne col latte e chi poteva faceva la farina con le castagne. E dopo d'estate si mangiava la polenta con le sarese, ciliegie. La fiamma alta serve per bruciare la pelle della castagna, però poi la cottura avviene in un secondo momento, sulla fiamma bassa o sulla brace, e noi copriamo poi in quel momento lì copriamo le castagne con un sacco bagnato per trattenere il calore che facilita la cottura delle castagne. A Erve l'anno scorso è nata questa iniziativa con i ragazzi dell'oratorio e i genitori di assemblare questi vasetti decorativi che praticamente ogni famiglia del paese si è comprato il proprio per allestire davanti al loro cancello, davanti alla loro abitazione. Sono piaciuti talmente tanto anche ai nostri visitatori che vengono in paese che quest'anno abbiamo avuto un incremento delle vendite e della raccolta fondi per l'oratorio. Sono state diversificate anche le figure del vasetto a seconda anche dei vari personaggi, c'è il poliziotto, c'è il sindaco, ci sono vasetti che adesso sono in preparazione per il Natale, c'è stata una richiesta anche da paesi fuori. I ragazzi hanno fatto anche la consegna a domicilio, addirittura fuori paese. Adesso c'è la sorpresa finale, guardate cosa arriva. Ed eccoci qua con le calde arroste. Bravissimi, grazie. E allora qua l'agriturismo di Due Camosci si conclude il nostro giro di oggi. Da qui a tornare in paese di Erve sono circa 10 minuti di cammino, quindi ormai il giro è quasi concluso. Però ci gustiamo queste belle castagne, ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato al giro di oggi, ringraziamo i Salmoni di Montagna che hanno organizzato questo bel giro, ovviamente gli alpini, i rifugisti, il CA di Calolzio, la Proloco di Erve e tutti quanti. E allora buona castagnata a tutti, arrivederci a una delle nostre prossime gite. Arrivederci, alla prossima, ciao.